Onorevole, il congresso del 14 aprile è alle porte, non ci sarà un candidato unico, si va verso la riproposizione della situazione pre-commissario, un segnale questo che fa pensare ad una situazione non risolta, un segnale che fa pensare ad un partito non unito. Allora, è stata fatta chiarezza rispetto alla mia denuncia, rispetto ai problemi di presunte infiltrazioni e il Partito Nazionale ha risposto, verranno sospese centinaia di persone, di iscrizione che non conosciamo e di questo io ne sono lieta. È stato anche chiesto dal partito di poter celebrare un congresso unitario. Siamo tutti d'accordo, tranne il senatore Giovanardi, e quindi credo che non si potrà arrivare a un congresso unitario. Questo è un male per il Popolo della Libertà, è un male anche per questa città, non avere un partito coeso, unito, che fa opposizione tutto insieme. Restano le nostre differenze e divergenze, quindi andremo a un congresso sicuramente di scontro, dove confronteremo, mi auguro, le linee politiche e vincerà quello che troverà più consenso all'interno della base dei nostri iscritti. Senta onorevole, voltiamo pagina. Veniamo alla vicenda dei due bosniaci detenuti nel CIE di Modena, rilasciati dal giudice di pace. Lei non è d'accordo con questa decisione del giudice, per quale motivo? Io trovo una sentenza scandalosa. In Italia c'è una legge, la Bossi-Fini, che è stata anche poi modificata, ma che ha lasciato intatto un principio, che chi è straniero e in questo territorio è illegalmente presente, quindi è qui senza documenti, senza permessi, senza un lavoro, deve essere rimandato a casa. Questi due bosniaci erano soggetti a un provvedimento di espulsione e sono stati giustamente detenuti nel CIE per essere identificati e per provvedere a questa espulsione. Che ci sia un giudice che ci dice che agisce secondo coscienza e non secondo le leggi è un fatto molto preoccupante. È di ieri una sentenza di Milano su un caso analogo che dice esattamente il contrario, cioè che applica correttamente la legge. E ora che in Italia i magistrati non inventino le norme, non utilizzino il metodo fai da te, ma mantengano correttezza nei confronti delle norme che solo il Parlamento in Italia può votare. Senta, la città è sempre più assediata dalla malavita, spariscono anche i monumenti di bronzo, ecco, qual è la sua sensazione? Beh, questo è un dato grave che risulta quasi grottesco ma veramente preoccupante. Ci sono furti ormai, lo leggiamo quasi con indifferenza sui giornali, nella cronaca ogni giorno, furti nei negozi, nelle abitazioni, rapine, scippi. Purtroppo la criminalità in questa città sta prendendo il sopravvento. Ci vogliono provvedimenti seri, ci vuole più rigore, ci vogliono più controlli. Credo che le forze dell'ordine stiano facendo tutto il possibile rispetto anche alle loro organizzazioni e ai loro organici. Ci vuole grande collaborazione anche da parte degli enti locali e dell'amministrazione, perché questa purtroppo è una città poco vivibile.